So I'm I'm not doing great as you can see. I'm in bed feeling kind of helpless. I'm going to try to do this in three languages. a in So I got home, uh, I don't have as you know, if you've been following the stories, tweet this Siguiendo la historia, se vienes seguendo lo que me está capitando, no, no, línea, porque me han imbrogliado, la lo me ha imbrogliato con, con una historia. He hecho un video ieri de esto: me han sconnesso la fast web, uh, porque la, una compañía me, me mintió para venderme su servicio y me dejó sin internet porque después no la quise, y como te prometen. Since they promise you that they'll give you their money, your money back, ¿Viste? del momento que te prometen que te van a devolver el dinero, yo pensé que, bueno, resulta que me, este, me recontrarrogaron, se quieren quedar con 75 euros. Hice un video ayer de todo esto. Y bueno, así que cuando llegué a casa me fui al bar y... Me conecté ahí, que sé yo, estaba bien. Nos, me tomé unas, unas aspirinas, unas taquiapirinas. Entonces porque soy arribado ahorte, me sobres un par de taquiapirina. Eh, estaba bien, benino, veramente no sentía niente de, de mal en el cuerpo. So I thought I was estaba right. I took a couple of aspirins and I was working outside the bar. I came home. e praticamente mi bene, praticamente stava bene quando sono arrivato a casa e mi sentivo abbastanza bene solo che ho cominciato a sentire freddo e stanchezza presto, avevo sonno ho voluto subito mettermi al letto mi sentii in seguito mi empecei a sentire frio, mi empecei a sentire il So I, I, because I started feeling really cold and sleepy, suddenly at home, I was using the hotspot with my cell phone and trying to, you know, because so I've become—it's a mess. How addicted I've become to needing to be connected all the time, and so I was using my hotspot and dangling it outside the window. Usando mi, mi celular para la conexión. Con internet, perché todavía tengo la sim. So I ancora have la sim card. Anyways, so I fell asleep. Quindi mi dormi e temprano, tipo alle 10, poi intorno alle 10, crollo praticamente, mi metto il dedo. Solo che siccome non fa freddo, perché siamo quasi in estate, mi sono coperto con poca roba, con una sorta di coperta che ho comprato dai, dai egiziani che, 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 che metto sul letto per Calele abbia dove estragarsi. So I, I have this, this 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 really light woven arab kind of quilt I use for Calele che uso per Calele sta este cover este cubre letto cubre cama Bien livianito árabe, que le compré a uno de los vendedores acá, y me cubrí solo con eso. I only used that to cover myself. And I, about I don't know what time it was, but it was in the middle of the night. I wake up shivering. In mezzo la notte mi sveglio tremando del freddo. con una sensazione affeverita di di influenza e tutte le, le, le articolazioni mi facevano male, mi sentivo duro e stanco con strani dolori nel corpo, proprio cioè colpito, questa cosa mi ha colpita ore dopo So it turns out that hours later I was hit by this thing in the middle of the night, I woke up completely freezing and With a sense of having a bad uh, cold, not cold, what do you call it, influenza? Um, shivering and with headache and joint pains. And um, y me, de repente me desperté como en medio de la noche, totalmente helado, tremendo, y, eh, y, y este con sensaciones de gripe. Y con dolore nelle articolazioni non no mi potevo alzare la cama, era una cosa terribile e niente mi accorruché per non avere la forza per abajo sotto questo non avevo la forza per mettermi sotto questa cosa più pesante eh, e in I, I stayed sono rimasto così per un po' perché non avevo la forza per mettermi sotto questo quilt, questo grande quilt che ho preso finally i i got up i had to drink a lot of water went to the bathroom turned on the heater so that i can take a hot bath later but yeah it hit me like a freight train the thing is i don't know because i did something unfortunately i jumped out of off my program my ketogenic program ketogenic whatever and um i ate like a bunch of box of chocolates the other day i just went i do that every once in a while i just sabotage myself for some reason and then i guess i've been eating too much prosciutto and melon thinking that i'm having proteins and keto fruit but i guess so much prosciutto has stuff that's that you know swells you up and so i don't know right now if because all the symptoms i have I'm kind of the same and my tenitis came back. That's the only thing that wasn't coming back until I got the shot and it just came back as loud as ever. E come ho, mi sono salito dal mio programma chetogenico e ho fatto un macello non, non ce la facevo più, mi sono messo a mangiare prosciutto con melone che anche se dovrebbe essere proteine e frutti permessi del cheto, mi sono mangiato una scatola di, di cioccolati che mi donano magari da non sono riuscito a rifiutarle mi sono gonfiato però la tenitis l'acufeno la, non mi era tornata invece con il vaccino avevo tutti questi sintomi peggio di prima con una sorta di influenza che non avevo mai sentita e eh, l'acufeno che mi era tornato forte quindi non, si, non riesco non posso eh, differenziare quale, so, che cosa è perché veramente ho fatto un mascello con, la mia, con il mio mangiare mi sono riconfiato o sono sintomi direttamente collegati alla. allora. Il tema è che. Il tema è che il dottor ayer, come expliqué, però lo conté, mi pare che lo conté in italiano, quindi non lo so. Il thing è che penso che lo conté in italiano, quindi non so se ho fatto un punto Quando vengo al centro. Mentre che era la AstraZeneca in no la Pfeiffer, che io tendevo che tomare Pfizer perché mi mi è saluto. And I, everybody told me I should take Pfizer because of my health issues and I found out to my surprise it was AstraZeneca. Ehm però ho detto va bene, comunque devo parlare col dottore e lui mi dirà se cioè lui è un professionista. <laughs> professionista che dirà allora mi siedo davanti allo sportello con lui, la prima cosa che noto è che sta su una, banca, una, una bancarella senza computer, senza nulla. Le do i moduli che ho compilato, dove no, ho scritto le cose che ho. Quindi la prima cosa che noto è che non ha nessun computer o niente, like come una sorta of di workbench, basically dietro una superficie acrilica. So I gave him my forms that, uh, that I, uh, that I f filled, in, filled out. And I figured he was going to know what to do, right? If I couldn't take AstraZeneca, well, well I, I wasted a trip over there. Despareci un viaje hasta Viterbo. Si no podía, si él al ver que tengo las cosas que tengo, me decía que la AstraZeneca no tendría que tomarla. Y me sorprendió que no tenía una computadora ni siquiera, tenía un banquito y nada más. Y estaba mirando las, los formularios que rellené, donde decía todas las cosas que tenía. Y he's so funny, es un, un, un espirituoso, era el doctor, ¿eh? un sarcástico que me hizo reír porque decía: Eh, común que, de todas maneras, anyways, none of them work, no es una funcione. No, ninguna funziona. E io mi chiede lado, <laughs> non ci potevo credere, come mi dice: What do, What do you mean? None of them work? And yeah, um, sì. <laughs> e poi a un certo punto mi fa at a certain point e di repente mi dice: come sta il tuo sistema immunologico, come sono i valori. How are you feeling? How, I mean, now you feeling? What are you? What does your blood work, your, pep, your blood panel say? Your values. And me, me pregunta a mí cómo están mis valores de, de la sangre. Y yo me quedo mirando como diciendo, que no no tendría que usted ocuparse. Ahora me va a tomar mi palabra, o sea, cioè <laughs> se lei adesso prenderà la mia parola e farà quello che que io cioè non nah. ha Dove il professionale? Cioè, where is the professional who takes care of che si fa carico della situazione, che si incarica la situazione? Mi pregunta a me. Che di a me? Mi so chiesto io. Ho pensato. I thought to myself. Um, e guarda lui guarda la, vi, la vicina, l'altra dottoressa, come dicendo, non portano nulla. He looked at his colleague like saying. Um, Saying to her, you know, this, they don't bring, they they never bring anything. Y mira a su colega como diciendo, nunca trae nada. Y yo me quedé como, no podía creer que hubiese una falta de de control por parte de ellos. I couldn't believe there was so little control on their part. No podía, no podía creer que si fuese tan, tan poco eh, control de la parte de loro. Um, a un certo punto mi fa, se, eh, se, i tuoi globuli bianchi, globuli bianchi come stanno? Non mi ricordavo io, cioè, però il mio dottore a Terni mi, mi direbbe, cioè, il cioè, guarda poi che tu anche lo puoi vedere sul, sui risultati, ti, ti dà la norma, il normale in una terza colonna e quindi tu lo sai se hai un problema con qualsiasi cosa. L'unica cosa che avevo era il colesterolo. So he asks me what my white white uh, white blood cells were, the value, and I you know I look to my, I think to myself I don't know I don't remember, but you know those tests that your my doctor and Terrene sends me to do every three months or so come back with uh, a column of values that show you that tell you what's normal so, and they they usually underline this. This we should look at, instructions for my doctor, right? Um, generalmente estos resultados de sangre, yo no sabía qué decirle cuáles eran mis, los valores de mis, mis lóbulos blancos, pero de, como sé que los análisis vuelven y los miramos juntos con mi doctor interni, y, general, y tiene una, una, hay una tercera columna que te da los valores normales, y. E se c'è qualcosa, l'unico che avevo male era il colesterolo, il colesterolo che colesterol lo tenía alto. Bueno. Eh, he took my word, ha preso la mia parola, che mi ha mandato avanti. Mi ha lasciato passare, mi ha detto andate a il test. Andate a test, Voy a questo Entonces, Per lui era una faccenda ironica.

encargado de esto. Bueno, y esto me hizo, ahora lo que estoy pensando, por supuesto, es quizás alguien, ha de eso naturalmente, con lo que estoy pensando, que quizá alguno ha visto en mi cartagines en mi módulos que he compilado después, con la cero o esta mañana. and probably looked at, at uh my forms and said to himself somebody what i'm thinking to myself is that somebody probably looked at all everybody that went to the clinic today and looked at all these forms and said when they looked at mine, they said, you know this guy shouldn't have shouldn't have had shouldn't have done the astrazeneca. he should' have done Pfeiffer y como pensé in ese momento Que segura. No, y, y luego pensaba, ¿no? Eh, que todos es, todo esos, esos módulos llegarían a alguien más tarde o esta mañana, qué sé yo, y alguien va a mirar lo que yo, lo que yo puse y, y va a decir, este chico no tendría que haber hecho la AstraZeneca. <laughs> ¿Entendés? And, uh, clearly. Porque me pegó bastante duro. Hay gente que te dice, no sentí nada. Y yo me siento que me agarró la gripe y me volvió la tenitis. Eh, me, tengo las articulaciones duras, estoy cansado, estoy cansado, mis articulaciones están duras. Siento que tengo un mal muy malo y no puedo salir de la cama. Todos these síntomas de mi tenitis volvieron, acufeno, todo cuanto, tornado. Entonces, claramente... Eh, Qualcuno avrebbe detto, ha detto, sicuramente ha detto dopo questo fatto. Dovrebbe aver fatto seneca Anyways, in ogni caso, ho detto su Yahoo che my t rest in peace. Che pare di capirsi. Eh. de ahí de, después en Yahoo que parece que todos los que hicieron la primera dosis de Astrazeneca van a tener que hacer la segunda con Pfizer. It looks like everybody, at least here in Italy, who did the first one with Astrazeneca is going to have to do Pfizer on the second, the second one. Eh, Cosa yo le he leído que, forse tutti quelli che hanno già fatto la prima di Astrazeneca dovranno do, do, Fare eh, la Pfeiffer como segunda dosis, quindi <laughs> preocupante la cosa. No la voy a decir, no AstraZeneca, uh, no quieren que estén dando esta AstraZeneca aparentemente en Italia. Y... Pero bueno, estoy respiro, no parece grave. Parece que lo peor lo pasé Anoche noche porque era que estaba expuesto sin, cubri sin cubrir cubrirme bien. The worst is over, I think, because. I felt really bad because I I fell asleep without, um, without covering myself. Well, all right. Well, thanks for accompanying me in this journey. Gracias por acompañarme en este viaje. y esperemos que ahora bueno, la normalidad. Estoy totalmente tarado sin internet. Es una cosa impresionante. Me siento que no, no puedo hacer nada, no puedo limpiar la casa. Una, una dependencia psicológica. hace años I'm talking about how I feel completely stupid without an internet connection at home. I feel I can't. I don't want to I don't have any motivation to do anything to clean the house, to like I don't want to live anymore. It's really fucked up. Um, È strano come uno diventa dipendente internet. e mi sento che non voglio fare nulla, non ho voglia di pulire, di fare niente. Scappo, mi metto al bar per almeno con, 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 collegarmi un pochetto. Um, so, until I get back. Fino a che mi rimettono il modem, proverò a pulire, non so come sentirò per provare un po' a. The first shock is that devastating. First shock, devastating. I don't want to do anything in my house. I, I don't want to do gardening outside. Nothing. It's oh my god, and it's and when I ask why, well, you know, I've been basically for the last three, three, nine, ten years on the internet every day, for you know, at least four hours, five hours, sometimes seven hours, eight hours at least two if i have, if i'm busy or if i have to go anyways. and so that has created basically, i think the problem basically is that. si no, for the internet, if it weren't for the internet, i would not have a social life in italy. i would not have a social life in italy. O sea, no, i don't have friends, i don't de tenerme que sentirme que estoy conectado y hablando con la gente y por eso creé una dependencia porque estoy, no estoy en Roma donde podría salir a caminar todos los días, ir al río, mirar los monumentos. Estoy en un lugar que, o sea, te, después de una semana ya lo viste 30.000 veces y no te ganas de ir a ningún lado y la gente te saluda, pero nada, nadie te hace, nadie se mete en tu vida, ni te invita a que seas parte de la de ella. E' ciao, 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 hola, hola, hola. So, that's basically part of the reason, esa è parte del problema, parte del problema. No, no, Adesso devo dire tutto quello in italiano. Eh, in parte il problema di dipendenza sicuramente c'è a vedere con il fatto che sto in un paesino come Orte, dove non sono né amici, veri amici e amici, amicizie, né famiglia, ho bisogno, come qualsiasi essere umano, di avere un contatto sociale, in qualche modo: l'internet ti crea questa illusione che tu hai persone che vedi, che segui nella loro vita, eh, scambiate cose, interessi. Um, e all'improvviso, veramente, se cioè, stassi a Roma, eh, esco, conosco persone nuove, stranieri, vado a camminare per, per il Tevere, vado a vedere i monumenti. No, no, uno, uno L'essere umano prova a soddisfare la sua necessità di essere parte della collettività, di essere connesso con altre persone. Quando stai da solo, senza famiglia, senza una moglie, senza figli, in un paesino come questo eh, diventa una solitudine abbastanza aggrappante, in quanto che ti, ti potenzialmente fa diventare. Molto, molto portare molta angoscia quindi linternet è un modo di sentirsi come un canarino che guarda lo specchio <laughs> <I> che <can't> so <laughs> like a canary looking at the mirror all the time so hopefully be back. speriamo che tra pochi giorni possa un'altra volta eh, I'm very lonely here that's the truth Esa es la verdad, estoy muy solitario acá en la Argentina, no estaría solo para nada, porque me encanta la gente, soy la manera de ser, a pesar de que estoy hablando un poco raro porque no, no practico el castellano todos los días, una vez que estoy en Argentina, unos días empiezo, o sea, me, me doy, o sea, son, son mis padres, son mis hermanos, mis amigos, la manera de hablar es un intercambio que adquiere velocidad y de repente creo una vida me dejo to, toda, toda una actividad social. En Italia siempre, o sea, cuando hablo, hablo con, con acento de argentino, con español. Y, y bueno, yo eso siempre creo un poquito. O, o saben que soy americano, que no nací en Italia, que soy un extranjero. So because in Italy, on top of it, I, I, um, I speak Italian with a Spanish accent. Worse than English <laughs> and uh, and you know basically Argentina is the country that least Argentina and America are the two countries that are my 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 brain basically I can right away weave social community I know you know. It starts becoming fast and exchange and inter interchange social interchange becomes dynamic right away in either place. Now it's really with Hawaii. I don't. I'm not interested in going back to the mainland, but uh, or maybe New York. I would love living there. I feel I could stay away from the police. I don't want to open that issue again. My trauma. <laughs> um But. uh yeah, so that's, that's what the the internet situation. You might think it's sad, but you know what? It's I'm, i try to try to help myself. I'm always trying to help me without using people. I I pay for my internet connection, and I try to have situations that make me feel I'm not alone. Yeah. Así que, pero que ahora cuando esto lo tuve que grabar, quindi questo registrarlo. Pero no me llega bien la señal del telefonino El señal es not good. Oh, yo yeah, a about to sneeze. <sighs> um, so I had to record it. Lo tuve que ir a se lo dije. Y luego ahora me voy al bar, no sé, voy a pegar una ducha a ver cómo me siento. So maybe I'll go to the bar and post it, and first I'll take a shower, see how I feel. Dopo que me facho una ducha, vedrò se me va a de andar al bar Y lo día, online Ok Chao día, Bye everybody so long. Thanks for being here.